Il blues e il soul ritorna in Sicilia dopo il grande successo delle prime 7 edizioni. Joe Castellano, infatti, insieme alla sua band, ricca sempre di leggendari musicisti statunitensi, durante il suo tour estivo 2010, il 5 agosto farà tappa a Porto Empedocle. Il festival promuove l'importantissima campagna dei Gusta la Vita, un'iniziativa volta a tutelare la sicurezza stradale, il vino italiano e la grande musica dal vivo. Un evento dunque che servirà ad avvicinare nel giusto modo i giovani al mondo del vino e per fare gustare a tutti i sapori di linguaggi internazionali come il vino e la musica. Da quest'anno a fare un circuito a tappe proprio siciliano, che è quello che vorremmo portare avanti per i prossimi anni, un circuito a tappe prettamente siciliano che valorizzi anche i prodotti locali, quindi il vino in primis, ma anche i prodotti tipici, attraverso la musica, attraverso questi eventi show. Quali sono le tappe che toccherete? In Sicilia faremo Catania, Campo Felice, Mazara del Vallo, Porto Empedocle il 5 agosto, siamo qui per questo, e poi faremo il 2 agosto, il 2 e il 3 agosto c'è la tappa principale, sarà a Castelbuono, dove ci saranno 2 giorni di grandissime anche degustazioni vinicole. Un tour blues e one soul festival dunque che vuole abbracciare tutta la Sicilia per questa sua 8ª edizione, che presto proporrà tappe promozionali extra siciliane anche all'estero. Mancava in realtà in queste nostre iniziative dell'estate empedoclina un momento dedicato, forte, dedicato al soul e al blues, e lo facciamo con questa compagine messa insieme da Joe Castellano, che racchiude anche una serie di interventi e di contributi di artisti internazionali, e credo sia una bella occasione che, se si vuole, si lega a un gusto di nicchia, ma nell'estate empedoclina mancava e abbiamo voluto colmare questa lacuna. Anche quest'anno sarà un'estate ricchissima, avremo 2 mesi pieni di iniziative culturali, di rappresentazioni teatrali, di sport anche quest'anno e di tanta musica leggera. Qualche anticipazione, ma proprio qualcuna, perché faremo appositamente una presentazione la prossima settimana, avremo un bel concerto di Angelo Branduardi, avremo Irene Fornaciari, avremo i Nomadi e tanti altri ancora.